Bella gazzettari, ben ritrovati con un nuovo video qui sulla Gazzetta MMA. Parliamo di UFC 306, in particolare parliamo dei tre incontri principali della main card. Dunque, Diego Lopez contro Brian T.C. Ortega, parliamo di Merab contro Sugar Sean O'Malley e poi del co-main event Shevchenko contro Lagrasso. Tre incontri interessanti, tre incontri che hanno visto il cambio di ben due cinture, quindi un evento abbastanza significativo. Tra l'altro una card che dalla UFC è stata spinta in maniera importante, ci hanno speso un sacco di soldi per organizzare questo evento alla Sfera. Per quanto riguarda l'evento in sé, nulla da dire, è stato assolutamente spettacolare, la location era incredibile, immagino già vederlo alla televisione è stato incredibile, immagino essere lì, c'è da dire che i prezzi erano comunque sia prezzi tutt'altro che popolari, Dana White si è davvero lasciata andare questa volta con dei prezzi più esagerati rispetto al solito e infatti so che per questo sono stati costretti un po' a rivedere la loro strategia di marketing e di pricing, hanno praticamente abbassato del 50% in alcuni casi anche di più i prezzi originari, alla fine l'arena mi sembrava abbastanza piena e lo spettacolo era assolutamente incredibile. Per quanto invece riguarda il livello della card a livello proprio di combattimento tecnico, non è che sia stata, io mi riferisco alla main card in particolare perché non ho visto le preliminari, nelle early preliminary, non è stata una main card incredibile, obiettivamente, considerando soprattutto i prezzi dei biglietti, ma parliamone. Però oggi ci concentriamo sui tre incontri principali e quindi vi dico un po' che cosa ne penso su tutti e tre. Prima di incominciare, lo sapete come sempre, spolliciate per supportare il mio lavoro, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e le notifiche per non perdervi i prossimi video. So ragazzi che in questo periodo sto pubblicando molto di meno, ma sono estremamente indaffarato, un trasloco, una gazzettara in arrivo, quindi avrò meno tempo per portare video sul canale, ma cercherò comunque sia di ritagliarmi spazio per sicuramente eventi come questi e poi anche per i documentari. Tra l'altro ragazzi, con questo trasloco dovrei finalmente riuscire ad avere una postazione bella per voi, una postazione adeguata alla caratura del canale, quindi sto insomma pensando di creare proprio un ambiente ancora migliore, ancora più interessante, in linea un po' con il canale, quindi avrete delle novità a breve. Detto questo, incominciamo con Lopez contro Brian Ortega, un incontro sulla carta che vedeva Brian Ortega, che prima di questa sconfitta era comunque sia un top 3 della categoria, contro Diego Lopez, che sì, un fighter che ha fatto benissimo, ma è un fighter che è esploso ora negli ultimi periodi, quindi un incontro con Brian Ortega sarebbe è stato un bel trampolino per la sua carriera, gli può aprire indubbiamente le porte della top 5. Io ora non credo che lui vada a rimpiazzare Ortega come top 3 della categoria, ma magari riuscirà a fare un bel salto in top 5 per un fighter che adesso è molto lontano dalla vetta, una vittoria importante. Nonostante, vi ripeto, a livello di nomi Brian Ortega è avanti, l'incontro ci ha detto tutt'altro, ci ha detto che Brian Ortega è stato più lento, ci ha detto che Brian Ortega è stato in piedi abbastanza inoffensivo. Secondo me molto dipende anche dalle due belle sventole che ha preso all'inizio primo round, dalle quali secondo me non si è più ripreso. Due colpi pesantissimi, statistiche UFC, non c'è stato il knockdown, ok, ma erano davvero due colpi da knockdown praticamente, con un Brian Ortega che si è ripreso all'ultimo, è riuscito a rimanere in piedi, però poi c'è stato anche ground and pound selvaggio, insomma ha subito tanti tanti colpi pesanti nel primo round che secondo me hanno condizionato il resto dell'incontro. Lopez lo poteva già finire nel primo round se ci avesse creduto un po' di più, a tratti mi sembrava quasi che aspettava per cercare lo spazio per la sottomissione. Secondo me l'avrebbe potuta portare a casa se era un pochettino più cinico nel primo round, ma sta di fatto che ha dominato tutti e tre i round, magari Ortega nel secondo ha fatto qualcosina in più, ma non è mai veramente stato pericoloso. Dall'altra parte Lopez ci ha regalato davvero dei bei colpi proprio da highlights, mi ricordo un bel high kick nel secondo round, mi ricordo la combinazione all'inizio del primo round, mi ricordo anche due colpi pesanti nel terzo round, insomma è stato molto molto efficace, ha dimostrato di avere un cardio superiore, ha dimostrato che si muoveva con una velocità doppia rispetto a Ortega. Ortega, che dire, sì,
ex numero 3 dei ranking, un fighter che sicuramente ha scritto storie importanti della categoria, ha combattuto contro i migliori, però un fighter che gli anni passano e un fighter che davvero andava alla metà della velocità di Lopez, che è più giovane e è davvero in rampa di lancissimo a questo punto. Quindi vittoria meritata per il fighter brasiliano. E vediamo un po' che cosa gli daranno come prossimo incontro. Vi ripeto, farà sicuramente un bel salto a livello di classifica. Non ricordo come era messo, ma mi sembra che era addirittura fuori dalla top 10, se non mi sbaglio, Diego Lopez. Farà sicuramente un bel salto di classifica. Sarà interessante capire chi gli daranno come prossimo incontro. È un fighter davvero completo. È bravo in piedi ed è bravo pure a terra. E c'ha un bel armamentario di sottomissioni che ieri non è riuscita a dimostrare, ma vi ripeto, un fighter molto completo che ci potrà far divertire nei prossimi anni. Come main event della card, Valentina Shevchenko contro la Grasso. Che prestazione da parte di Valentina Shevchenko. Tra l'altro, ragazzi, come main event e main event sono stati due incontri simili, molto molto simili. Valentina Shevchenko, che tra l'altro ha la più alta, ha il più alto numero di takedown nella storia della divisione, che qualcosa vorrà pur dire, ha semplicemente giocato sui suoi punti forti. È una striker migliore rispetto alla Grasso e l'ha messa in difficoltà con una Grasso che mi sembrava abbastanza spaesata, che anche in piedi non ha tirato fuori l'armamentario che aveva tirato fuori nel match precedente. Per esempio, non ha quasi mai tirato calci. È stata abbastanza inoffensiva e sembrava quasi intimorita dai continui tentativi di takedown della Shevchenko. Che questa era nella sua strategia, ragazzi. Ha continuato round dopo round a portarsi a casa takedown. Mi sembra 8 in 5 round, se non mi sbaglio. 8 su 12 tentati. Vado a memoria, e ragazzi, è stata una prestazione mostruosa. Finiva sempre in una posizione comunque di vantaggio. Riusciva a mantenere il top control, riusciva a portare qualche colpo. È stata praticamente per 5 round in una posizione simile a una triangle choke, ma che non era neanche una vera triangle choke, era semplicemente più un modo per cercare di tenere a terra la Grasso. La Grasso che all'inizio dell'incontro, primo, secondo, terzo round, poi verso la fine dell'incontro un pochettino meno, da terra, schiena a terra, era pericolosa, perché comunque sia, mi sembra che la UFC gli ha tentato zero tentativi di submission, ma ragazzi, io ne ho visti molti, ho visto un paio di arm bar tentate, una molto molto interessante, che poi non è riuscita a portare a termine perché ha finito il round. Gli ho visto fare che cosa, una triangle choke pure. Insomma, ho visto la Grasso schiena a terra, che soprattutto all'inizio dell'incontro, quando aveva ancora la benzina, era ancora carica, si rendeva abbastanza pericolosa. Però alla fine non è mai veramente riuscito a, una volta anche con una ghigliottina choke, che però non è mai veramente riuscita a mettere in difficoltà la Shevchenko, che lì tranquilla, molto molto tecnica, ha aspettato il momento giusto, è riuscita a scappare da tutti i tentativi di sottomissione e vi ripeto, è rimasta in quella situazione abbastanza neutra dove aveva comunque sia il controllo, dove riusciva a portare qualche colpo in ground and pound, dove rendeva inoffensivi i tentativi della Grasso sia di rialzarsi sia di tentare delle sottomissioni. Quindi non ci ha regalato spettacolo, anche in piedi non ha fatto niente di incredibile, ha sicuramente portato più colpi della Grasso e li ha portati con una qualità migliore, ma non ha fatto niente di incredibile. Ha combattuto un match intelligente, consapevole del fatto che la Grasso non è riuscita a stoppare quasi nessun takedown, cioè alcuni li ha fermati, ma la maggior parte sono andati a segno. E schiena a terra, una volta che riusciva a rendere inoffensivi quei tentativi di sottomissione, non aveva più nient'altro da dire la fighter messicana. Quindi, tra l'altro, la Grasso aveva la stessa identica espressione di Sugar Sean O'Malley, ovvero un'espressione di una persona che si sta un po' demoralizzando. Cioè, round dopo round la vedevo più demoralizzata, più che sembrava quasi che si stesse abbattendo.
ed è quello che succede quando vieni tenuto a terra da un grappler superiore a te e che ti rende fondamentalmente inoffensivo. Quindi ottima, ottima performance da parte di Valentina Shevchenko. Vi ripeto, un match non spettacolare, ma estremamente intelligente, ottimo game plan e un'esecuzione perfetta di quella che tra le due è la fighter migliore dal mio punto di vista. Quindi vedremo un po' che cosa succederà, vedremo un po' contro chi andrà a difendere di nuovo la cintura e dunque ben fatto. Niente, niente da aggiungere. E passiamo adesso al main event della serata. Io sarò onesto con voi, ragazzi, lo sapete. Non ho fatto il video di prediction di questo incontro, ovvero Sugar Sean O'Malley contro Merab. Però se lo avessi fatto, io vi avrei detto che sì, Diego Lopez vince con Brian Ortega, che sì, Valentina Shevchenko vince con la Grasso, però mi sarei immaginato un match diverso, onestamente. E mi sarei aspettato soprattutto un Sugar Sean O'Malley che metteva KO Merab, ragazzi. Sono onesto con voi. Io non me l'aspettavo un incontro di questo tipo, con un Sugar Sean O'Malley che ha semplicemente fatto da tappeto a Merab, che lo ha sbattuto a destra e a sinistra, lo ha controllato per 5 round di fila. O'Malley malissimo, 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 malissimo. Ma la spiegazione secondo me sta anche in questo caso nell'ottimo game plan del Georgiano. Perché? Prima di tutto, con il continuo movimento, non ha mai dato un bersaglio statico a Sugar Sean O'Malley, cosa che per esempio aveva fatto Chito Vera nel loro match precedente. Te con Sugar Sean O'Malley una cosa non devi mai fare, non devi rimanere fermo davanti a lui. E questa cosa Merab l'ha capita benissimo, si è continuato a muovere in continuazione. In piedi chiaramente è stato inoffensivo, si è messo due o tre colpi qua e là, ma ragazzi, poca roba, niente di che, chiaramente. Dove è stato molto più offensivo è stato una volta che riusciva a afferrare una delle due gambe, una volta che riusciva a portare quel single leg, riusciva a portare a terra Sugar Sean O'Malley e da lì riusciva a tenerla a terra, a portare tanti colpi. Non ha mai veramente cercato tentativi di sottomissione reali. Sì, in qualche caso mi ricordo anche lui aveva una mezza triangle choke a un certo punto, ma lui non puntava secondo me alla sottomissione, puntava a tenere a terra Sugar Sean O'Malley e a continuare a portare colpi in ground and pound per demoralizzarlo, per abbatterlo, per fargli mancare la fiducia in se stesso. E questo plan è riuscito alla meraviglia, ragazzi, proprio in maniera perfetta, impeccabile. Quindi si è mosso tanto, non ha dato il bersaglio fisso a O'Malley, quindi è andato anche sotto un certo punto di vista a neutralizzare il vantaggio dell'allungo che Sugar Sean aveva. Perché chiaramente avere il vantaggio dell'allungo, essere uno striker migliore contro un fighter che davanti a te non si muove, è un vero e proprio tiro al bersaglio. Ciò che aveva fatto Chito Vera. Quindi si è mosso benissimo. Non ha dato la possibilità a Sugar Sean di fare granché in piedi. Tra l'altro, O'Malley ha passato praticamente 25 minuti a aspettare il colpo da KO che non è mai arrivato. Ha portato pochissimo volume. Non ho mai visto O'Malley portare così pochi colpi in piedi come quanto in questo incontro. Cercava di essere cinico, cercava di essere efficace, cercava il colpo del KO, ma il suo colpo del KO non è mai arrivato, ragazzi. Quindi si è fatto sfuggire il match dalle mani. Dall'altra parte, Merab è andato solido nella sua strategia, in piedi, come sempre, inoffensivo, innocuo. Però una cosa c'è da dire: i suoi continui tentativi di takedown hanno anche non solo demoralizzato O'Malley, ma gli hanno anche fatto mancare un po' di fiducia in se stesso nell'andare avanti e nel cercare lo scambio a due mani perché aveva paura dei double leg, dei single leg di Merab. Quindi anche da quel punto di vista, a livello psicologico, andava a limitare lo striking dell'ex campione O'Malley. Quindi O'Malley non se l'è saputo a giocare bene. Tra l'altro era anche chiaro ed evidente che questo era il game plan di Merab. Lo aveva detto, ma anche se non l'avesse detto, insomma, non c'era bisogno perché fondamentalmente questo è quello che lui sa fare, questo è quello che lui fa ogni volta, lo stesso tipo di incontro. E Suga non si era preparato a dovere, e
Io onestamente mi aspettavo, me la immaginavo, lo visualizzavo questo incontro con un Merab che faceva esattamente quello che ha fatto, ma con un Sugar Sean O'Malley che aveva un miglior controllo della distanza e che riusciva che sarebbe riuscito a incrociarlo, magari perché no, con un cross destro a un certo punto dell'incontro, primo, secondo round, terzo al massimo. E invece, ragazzi, abbiamo visto tutta un'altra storia. O'Malley non ha mai preso le contromisure a Merab, vi ripeto, questo suo continuo muoversi in cerchio sicuramente non facilitava le cose. Un'altra cosa che non mi ha fatto impazzire, onestamente, è stato l'angolo, perché io apprezzo e reputo l'allenatore di Suga un grandissimo, però secondo me è stato un po' blando nei consigli questa volta. O'Malley stava chiaramente perdendo l'incontro. Già dal terzo round in poi, secondo me, lo spartito doveva un attimo cambiare. E O'Malley doveva essere più aggressivo. Basta aspettare il momento giusto per sto colpo del KO. Serviva più volume e dovevi andare a mettere in difficoltà Merab e te la dovevi rischiare. Tanto comunque sia ti ha portato a terra. Quindi a questo punto rischiatela comunque in piedi, cerca di chiudere la distanza e mena. Poi se ti porta a terra, ti porta a terra anche se non porti colpi, quindi meglio così. E magari in quel modo sarebbe riuscito a creare il momento giusto per il colpo da KO. E invece è stato troppo attendista. E sta strategia non ha pagato, chiaramente. Quindi adesso vedremo un po' quello che succederà. Vi ripeto, due cinture che cambiano di mano con due match non spettacolari, ma fatti in maniera molto molto intelligente dai due vincitori, con un ottimo game plan e con delle ottime strategie, nonché per entrambi, sia per la Shevchenko che per Merab, un ottimo cardio, perché davvero ti serve un gran bel cardio per fare un incontro di quel tipo. E poi, vi ripeto, il resto della card non è stato particolarmente interessante. Bella la vittoria di Lopez contro Brian Ortega. Vedremo come si sposterà la classifica, la divisione in seguito a questa vittoria e che incontro soprattutto gli daranno in seguito, perché questo è un bel prospetto, è un fighter molto molto quadrato, vi ripeto, forte sia in piedi che a terra, è giovane e c'ha la cazzimma. Quindi fatemi sapere voi qui sotto nei commenti che cosa ne pensate di tutti e tre gli incontri, anche della main card, se volete scrivere per quanto riguarda anche early preliminary, fate pure. Aspetto insomma qui di leggere i vostri commenti. Vi ricordo come sempre, spolliciate per supportare il mio lavoro, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e noi ci vediamo a breve con un prossimo video. Ciao belli!